Cari amici tutti, ciao, la buona serata. Un saluto anche a tutti quegli stronzi di troll che rompono i coglioni, tanto per tenerli in considerazione. Oggi ho deciso di, anzi veramente 15 giorni fa, ho deciso di mettere in funzione il motore perché adesso arriva l'estate, qui da noi è un trauma muoversi. E allora vi consiglio di usare la moto dopo una bella pulita. Io uso detersivo anche per pavimenti diluito un attimo con dell'acqua per il primo passaggio per levare la polvere, quelle cose lì. Dopodiché uso questo al silicone, però è migliore quello della macchina che non l'avevano. Adesso ho preso questo così, è molto valido perché lascia una parte di lucido, come si può vedere dalle parti nere di plastica, lascia questo luccichio. Ma gli darò una passata sicuramente con l'altro. Dopodiché ho riguardato l'impianto idrogeno che ero, anzi, con l'ultima volta che l'ho portato in officina non funzionava. Ho detto, Madonna, già ero partito di dover metterci le mani, invece evidentemente c'era un falso contatto e adesso funziona. Ho cambiato queste borse perché le altre facevano veramente un po' schifo, un po' si erano scolorite. Poi queste le ho trovate a un prezzo abbastanza valido, 89 euro. Tengono di tutto, sono attraverso questa cerniera, si possono allargare qui e diventa più luminosa. Non mi piace quella schifezza che montano sui BMW, non capisco, questa gente proprio si fa imbindolare dalla moda, boh, vabbè. Ognuno poi i gusti sono indiscutibili, non voglio farne un discorso di difetto. Adesso posso metterle in moto, giusto per così andare nel tema produzione del gas. Adesso tanto dopo la sistemo. Devo trovare una sistemazione per queste chiavi perché sennò è un casino. Qui naturalmente devo aspettare che va via la lucina gialla. Questo fischio che sentite mi serve per capire che l'idrogeno sta andando, le luci sono accese, la produzione, adesso un attimo che vado su uno sgabello, ve la faccio vedere, qui ricordatevi che ho messo questo famoso compressorino che dà una mano a mandare il prodotto dentro la moto, la produzione lì si vede. Questo gas che va qui fa una certa pressione, passa attraverso il boomer e va giù per la moto fino a raggiungere il carburatore. Ricordatevi che lì sotto c'è il famoso turbo elettrico, che qualche idiota di sti troll hanno detto che non serve a niente, ma sono dei cretini perché la moto ha una potenza migliore. Il famoso vortex, e questa è pronta per partire. Capito? E niente, una stupidata di quest'anno, ho voluto mettere nel freno che quando si frena, ecco, fa vedere, non so se levo lo sgabello così si vede meglio, è un po' di casino per terra, ecco, le stelline per terra fa vedere, una cazzata, roba di 2 euro. E niente, la giornata, cioè la stagione riparte. Adesso qui sta fumando perché l'ho pulita col DVD, col WD-40, gli ho dato una passata anche nelle ruote che si vedono, belle lucide. Eccoli. E niente. È tutto perché come si vede bisogna avere cura, questa costa un occhio della testa. Sentite questo fischio che continua perché i condensatori evidentemente c'è un ritorno da parte della moto, tende a farla risuonare. Ok, è tutto ragazzi, una buona stagione a tutti quanti, un saluto a quegli stronzoni di troll che gli danno in accidente tutti quanti sono e devono mettere la loro schifezza di faccia se vogliono parlare con me e scrivono a son basito, se no devono stare per i cavoli loro che non voglio tante pugnette, se no li mando a vendere il Kiul. A prescindere che i video sono tutti disattivati, così evitiamo discussioni.
Ciao a tutti e buona serata.